diventa molto più snello, anche perché si seguono delle procedure di permessi e quant'altro che diventano più rapide se in fondazione c'è anche un comune come socio. Io vi farei vedere adesso brevemente quello che abbiamo fatto, un sunto di alcune cose fatte nel 2018, che è stato un anno record. Voi mi direte: perché mi fai vedere il 2018 che siamo alla fine del 2019? Perché di fatto noi chiudiamo l'anno di produzione al 31/12 e quest'anno è stato un anno importantissimo, ve ne parlerò poi brevemente se c'è tempo, di grandi produzioni. Abbiamo aumentato i numeri in modo considerevole, per cui il 2018, che è stato il primo anno di mia operatività come presidente della fondazione, ha portato un boom che di fatto ha sancito un record assoluto in 19 anni di attività. Quest'anno per noi è il ventennale della Genova Liguria Film Commission, che è la fondazione, la film commission più antica d'Italia, una delle fondatrici della film commission europea, per cui anzi è di fatto la fondazione più antica. È nata come Genova Liguria Film Commission 20 anni fa, per cui siamo portati ad esempio a livello internazionale. Negli ultimi 18 anni è stata un po' dormiente, nel senso che si occupava solo di gestire le case di produzione che in modo spontaneo volevano venire a girare in Liguria. Da 2 anni a questa parte siamo diventati molto invasivi, aggressivi, userei anche questo termine, soprattutto all'estero, per cercare di portare le produzioni internazionali sempre di più nella nostra bellissima regione. I fatti e i numeri ci danno ragione, perché la promozione che abbiamo fatto nei principali festival, quello di Cannes, che è fondamentale come presenza per la nostra fondazione, ma quello di Berlino recentemente, la settimana scorsa sono stata al Focus di Londra, che è il più importante mercato dei paesi anglosassoni. Per cui poi ogni mese ce n'è uno, però se vi racconto tutto quello che abbiamo fatto adesso andiamo avanti fino alle 10. Per cui è importante, ritengo che sia importante continuare con quella promozione che ha portato quello che poi chiuderemo come bilancio del 2019. Quest'anno la Film Commission compie 20 anni. Abbiamo realizzato questo logo che ci porta proprio da quello che poi è il messaggio che abbiamo dato quest'anno. Il passaggio dalla pellicola al digitale. Abbiamo organizzato anche il Digital Fiction Festival proprio per valorizzare questo aspetto che noi vogliamo potenziare. E questo è il nostro logo del ventennale, che per tutto l'anno ha seguito gli eventi organizzati da noi e gli eventi che abbiamo supportato. Il lavoro vero della Genova Liguria Film Commission è nato nel 99, proprio grazie alla fiction che tutti voi ricorderete, Vento di Ponente, con interprete Enrico Mutti, che è un attore ligure che ha avuto un enorme successo in questa, che è stata una delle prime fiction serie TV per Rai, mi sembra di ricordare. Da lì in avanti il lavoro della fondazione è aumentato e si è specializzato sempre di più. Nel video che vi ho presentato avete visto un po' un sunto di quello che è la fondazione. La fondazione si occupa di tutte le case di produzione, tutti i progetti audiovisivi, quindi non solo di film, che sono quelli che magari possono essere più intuitivi, ma anche documentari, serie e pubblicità. In merito alle pubblicità ne avete visto alcune che sono tra le più famose. Il 26 di novembre si è svolto il Key Award a Milano, che è l'Oscar della pubblicità italiana, di cui io faccio parte come membro della giuria, e posso dirvi che è stato un grande piacere per me. Tra più di 100 pubblicità nazionali abbiamo vinto come Liguria il premio con 2 pubblicità, una girata a Sanremo dedicata a Sanremo Festival, comunque a un evento legato al Festival di Sanremo, e una della team che ricorderete tutti, molto bella, girata a Porto Venere, dove c'è un cardiochirurgo che utilizza la tecnologia innovativa per fare un intervento in occasione durante il matrimonio della figlia. Quella è stata una delle pubblicità più premiate, con più di un premio, quindi, e per noi è stato un grande vanto, perché abbiamo presentato il nostro territorio davanti a una platea di più di 500 persone rappresentate da case di produzione, location manager, registi, eccetera, mondo della televisione.
Quindi questo è uno dei lavori che noi facciamo maggiormente, anzi, la Liguria 7 è sempre stata una delle cose, diciamo dei settori trainanti.